Eccolo qua, di ritorno non è che è una novità assoluta perché è già stato grande e graditissimo ospite con noi, Matteo Comellini di Sigma Sports, che è la sua agenzia e che l'anno scorso è venuto a raccontarci e a parlare con noi di Eurolega ed Eurocup, essendo lui una persona che di lavoro si occupa di seguire i giocatori, assisterli e eventualmente anche mandarli in giro per l'Europa e quindi preziosissimo contributo di Area 52. Siamo molto felici che è tornato per la seconda stagione, tra l'altro primo ospite dell'anno. Ciao Matteo, bentornato. Buonasera, saluto a tutti. Un onore essere Ciao lei. Matteo. Allora, adesso speriamo che si stabilizzi la connessione. Devo dire che il clima, per quanto riguarda questa attesa della partenza di Eurolega, è estremamente su di giri. Ci siamo accorti che anche i nostri follower sono molto assetati perché vogliono che riprenda l'Eurolega. Appena finito il basket, ma il basket manca sempre. Quindi ti vorremmo sollecitare su alcuni argomenti interessanti anche per variare il tema. Allora, ti chiederei la prima cosa, una tua opinione, più che da addetto ai lavori, per quanto riguarda il tuo lavoro, da grande esperto di pallacanestro. Ti chiederei un parere su Olimpia e Virtus, che finalmente, unita all'Olimpia, ha ricompattato la pattuglia di italiane a due anche in Eurolega. Le squadre di Messina e Scariolo, secondo te, a livello di prospettive quest'anno? Beh, Olimpia mi sembra una squadra fortissima, profondissima, lunghissima e credo che abbia tutte le carte in regola per puntare al Final Four. Poi mi direi che qualcuno dicesse che sto buffando, però io credo che la squadra sia veramente molto, molto forte, ben assortita, ha tutte le caratteristiche per arrivare in fondo. Ovviamente arrivare in fondo vuol dire fare una buona stagione regolare ed essere sani e pronti per i playoff. Questo è, nel senso che probabilmente se l'anno scorso Nicolò non si faceva male, magari avrebbero avuto più possibilità di andare alle Final Four anche loro. Però secondo me sono sicuramente nelle prime quattro, a mio modo di vedere. E la Virtus è una squadra anche questa molto competitiva. Ovviamente c'hanno alcuni giocatori che sono un po' più avanti con l'età, ma se riescono a gestire bene i minutaggi, calibrarli in maniera adeguata, magari fare molto turnover in campionato, sono una squadra fortissima anche loro. Chiaramente per molti sarà la prima, magari anche la prima esperienza in Eurolega o comunque ci torneranno dopo un po'. Secondo me la chiave per la Virtus è essere sani nei giocatori di riferimento ed essere in forma, Dosic, Belinelli, Hackett, Shengelia, perché sono tutti giocatori che molto forti, molto esperti, ma un po' avanti con gli anni. Secondo me la chiave è solo quella per la Virtus. Io ritengo una squadra molto forte e molto ben allenata. Quindi Matteo, non lo so, sicuramente sbaglierei, quindi sarebbe un sogno se fanno i playoff, però non è facile. ma ne abbiamo appena parlato, tra l'altro, Matteo, anche perché Quello abbiamo tolti detto più o nei meno, primi quindi. 3-4 abbiamo messo Milano più o meno intorno al quarto, quinta, diciamo lì col Fenerbahce, tolte le prime tre, Efes, Real Madrid e Barcellona, fondamentalmente dalla 6 alla 13 è veramente c'è una differenza molto limitata e la differenza la potrà fare, scusate la ripetizione, proprio quello a cui ti riferivi, cioè la capacità e la fortuna di arrivare al momento chiave della stagione con un pizzico proprio di buona sorte, di non perdere magari il giocatore chiave, cosa, ripeto, quello che è successo di fatto l'anno scorso all'Olimpia, perché quell'Efes probabilmente in condizioni fisiche migliori si poteva battere comunque. È chiaro che così invece loro di crescita è andata come è andata, però la fortuna è un elemento sempre fondamentale, è inutile spesso arrabbiarsi e conta più di quel che pensate. Questo è rivolto al pubblico. Marza. Matteo, mi ha incuriosito molto una intervista di settimana scorsa di Marco Pesic, il direttore sportivo del Bayern, che ha detto: dal mercato che ho visto quest'estate, non mi è proprio sembrato che venissimo da due stagioni colpite dalla pandemia. Volevo chiederti, da operatore del settore, come credi che tutto ciò sia stato possibile e come si concilia con quell'esigenza di autosostenibilità che sembra essere nelle dichiarazioni di tutti i protagonisti a livello dirigenziale uno dei primi obiettivi da raggiungere nel più breve tempo possibile per le squadre di Eurolega? Ma
Onestamente, penso che l'autosostenibilità sia una chimera assoluta, nel senso che non è solo nella pallacanestro, ma in tutto lo sport europeo. Non c'è una gestione centralizzata della Lega così forte come abbiamo in NBA, per cui ci sono delle risorse, dei ricavi che permettono di poter puntare a una autosostenibilità. Ci vorrà del tempo e purtroppo ci sono tante regole diverse nei vari paesi da cui provengono le squadre, per cui secondo me è difficile, molto difficile riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Rispetto alla riflessione di Marco Pesic, quest'anno il mercato è stato strano, più veloce degli anni passati, perché ai primi 15 giorni di luglio, anche la prima settimana di luglio, il più era fatto, negli anni passati si andava molto più lunghi, forse c'è stato un impatto dal mercato russo, per cui tutti i giocatori importanti che erano in Russia volevano essere, diciamo, tranquilli e sereni nell'avere una squadra, ma anche le squadre top di Eurolega volevano pescare dalle squadre forti russe per prendere giocatori forti e di esperienza, come ha fatto lo stesso Milano, ma anche altre squadre. Quindi, purtroppo la realtà è che l'eccellenza delle squadre top sicuramente non ha ridotto i budget, ma piuttosto magari l'hanno aumentato un pochino. Gli altri invece fanno scelte diverse, fanno scelte un po' più d'avanguardia e non necessariamente costruiscono delle squadre deboli. Sicuramente fanno fatica però a essere competitive con le top. Però ci sono progetti nuovi, interessanti, diversi, oppure di grande tradizione come Baskonia, o che comunque c'ha uno scouting di altissimo livello e in un modo o nell'altro riescono sempre a costruire una squadra competitiva o comunque a formare dei giocatori che poi diventano i top in Eurolega o che magari vanno in NBA, come è successo a Simone, oppure squadre come Alba Berlino che hanno una loro filosofia, un loro modo di giocare, non sono, come dire, assillati dal dover raggiungere un obiettivo in Eurolega, ma costruiscono qualcosa e sperano nel tempo di poter crescere e migliorare. Cioè il Bayern, secondo me, il discorso di Pesic era un po' legato anche alla loro situazione. E comunque loro sono stati molto penalizzati dal Covid e quest'anno hanno fatto una squadra, magari con un budget un po' più ridotto, ma secondo me è una squadra comunque molto buona, con un allenatore molto bravo, quindi saranno competitivi lo stesso. Però sì, capisco la riflessione di Pesic. È vero, secondo me, che alcune squadre hanno speso anche di più degli anni passati, nonostante la crisi e la non autosostenibilità. Ciao Posso Matteo, vado portare. io. In parte l'hai quasi risposta alla domanda che ti sto facendo, anzi l'hai sfiorato proprio il tema, perché ci sono degli ambienti appunto in Eurolega in cui i giocatori nostri, ma non solo, poi fioriscono con una certa regolarità. Hai parlato del Baskonia, hai parlato dell'Alba. Cos'hanno di particolare questi ambienti? Dipende solo da questioni tecniche o c'è qualcosa di più, insomma? Ma devo dire che sono due club che hanno una fortissima identità. Cioè, Baskonia è così da tanti anni comunque. E la cosa che mi ha impressionato è che comunque loro sanno che il loro miglioramento passa attraverso il miglioramento dei giocatori e sono disponibili a mettere, diciamo, il costo dell'avviamento sulla tavola. Nel senso, faccio un esempio pratico che comunque mi ha impressionato molto. Simone è arrivato l'anno scorso sapendo di dover fare alcune cose per continuare a crescere come giocatore e migliorare. Tra queste c'era il fatto di mettere la palla per terra, giocare il pick and roll, fare tutte quelle cose che qui non gli venivano assolutamente concesse. Stai nell'angolo, tiri, difendi e ti fermi lì. Lì si lavora settimanalmente con un player development coach che tra l'altro è italiano, che è Alessandro Nocera, che è bravissimo, e poi fa questo lavoro in team con il direttore sportivo che è Alfredo Salazar, poi con anche Pedro Cazzorla che è responsabile del settore giovanile, e lavorano quotidianamente su due o tre cose e lo fanno sempre, e in partita il giocatore le deve mettere
mettere in atto, cioè non è che non può provare a farle perché se fa un errore si siede in panchina. Tanto più che l'anno scorso, e questo me l'ha raccontato Simone, ma poi ne parlavo anche con il direttore sportivo, stava lavorando sul Bolen, il giocare il pick and roll e tutto, fa tre perse nel primo tempo e quindi va un po' in frustrazione, magari che a volte Simone nel suo body language fa trasparire quello che pensa, oppure era semplicemente incazzato. All'intervallo, mentre vanno in spogliatoio, arriva il direttore sportivo, lo guarda negli occhi e fa: oh, fare cazzate, riprovaci, continua a provarci. Questa cosa a me non è mai successa, cioè sbagli una volta, sbagli due volte, alla terza ci eri in panchina e probabilmente non giochi più nel secondo tempo. Quindi cosa vuol dire? Cioè, prendo questo giocatore, se questo giocatore migliora, i risultati della mia squadra migliorano. Nella peggiore delle ipotesi me lo vendo, come fa Bastoni. Perché loro si definiscono un club venditore, cioè loro veramente si autofinanziano, quindi parliamo di autosostenibilità, loro comunque incamerano risorse facendo questo. E comunque fanno un lavoro eccellente e se io ho l'opportunità, cioè dei giocatori giovani in crescita che reputo possono arrivare a livello successivo, sicuramente ho piacere a mandarli da loro. Poi loro sono molto tosti nelle negoziazioni, quindi cioè, si fanno bene i loro interessi, però questo è un modo di fare che devi portare avanti, ma devi avere anche le spalle coperte, cioè comunque permettere ai giocatori di fare degli errori. Non è quello che avviene nella maggior parte dei club di Eurolega, a mio modo di vedere. Berlino Matteo, invece vai, di Berlino è definita the bubble of happiness, nel senso che questa è la definizione di Simone, perché comunque tu vai lì e cioè vai lì per giocare a pallacanestro, eseguire i giochi e giocare nel modo con quale loro interpretano la pallacanestro. Quindi vai, difendi forte, difendi a loro modo, che difendono al contrario delle altre squadre. Tutte le volte che sei libero tiri, e se sbagli un tiro non c'è problema, ti alleni per quello e comunque, questo moltissimo ai tempi di Aito, ma credo che non sia cambiato tanto, non è che si va nello spogliatoio e si dice oh, oggi dobbiamo vincere assolutamente, se no succede qualcosa. No, oggi dobbiamo fare quello per cui ci siamo preparati, quindi andiamo lì. Questo toglie moltissimo la pressione ai giocatori. Poi c'è un leader come Sigma che se può la butta a ridere, clima di grande divertimento e pressione molto molto alleggerita. Poi è ovvio che non investono i soldi che investono i top club e quindi è più facile non sentire quella pressione. Però sono riusciti a creare un loro sistema che funziona e che comunque in Germania gli ha permesso anche di vincere. In Eurolega fare bene rispetto al budget che hanno. Comunque il loro budget non è paragonabile a quello delle prime 10 squadre di Eurolega, in nessun modo. Quindi, diciamo, sono realtà diverse che secondo me, non avendo quelle possibilità dal punto di vista economico, hanno una loro forte identità, mettiamola così. Poi dopo possono piacere o non piacere, però hanno un loro perché, a mio modo di vedere. Non so chi possano non piacere, francamente, Matteo, perché mi sembrano che delle realtà assolutamente bisognerebbe moltiplicarle, proprio perché, per aggiungere una chiosa a quello che dicevi, mi sembra che i palazzi sia di Baskonia che dell'Alba di Berlino non è che vai e compri biglietti, anzi, spesso è esaurito, perché a prescindere da quello che dicevi, dal risultato, la gente va a Berlino o va alla Fernando Buesa sapendo che assisterà a uno spettacolo della sua squadra che giocherà. Cioè, è quasi un aspettarsi una cosa che sanno cosa succederà. Poi si può vincere, si può perdere, ma come dicevi benissimo, togliere tutto il discorso pressione, pensare è una cosa che secondo me fa completamente la differenza. È un concetto che dalle nostre parti fa un po' fatica, diciamo, ad attecchire. Marza, no? Sì, giusto un filo. Matteo, nelle prime dichiarazioni rilasciate da CEO, da amministratore delegato per ora temporaneo di Eurolega, Marshall Glickman, è sembrato voler spingere sul concetto di rimettere i giocatori al centro del villaggio. Noi, tutti i commentatori, eccetera, abbiamo sempre definito l'Eurolega un po' la Lega degli allenatori. Però mi verrebbe da dire bene Glickman, anche perché se parliamo di marketing si vendono le maglie di Larkin e di Heinz, non si vendono le giacche blu di Messina e di Tudis, se proprio vogliamo parlare di denaro semplice. Secondo te è un processo
ottenibile anche nel breve, ti aspetti qualcosa di particolare, può esserci anche un cambiamento tecnico. Molto spesso gli allenatori sono stati accusati di overcoaching in Eurolega, cioè sì, c'è tutto troppo sotto controllo, così diverso da quello che avviene in NBA, altro mondo che tu conosci bene. Ma una domanda molto semplice ma anche complessa alla quale rispondere. Adesso io non so se il nuovo CEO dell'Eurolega è entrato nel merito e ha dato, diciamo, delle linee guida su questo potenziale cambiamento. È evidente che sì, l'NBA è la lega dei giocatori, perché comunque anche, hanno anche un'importantissima voce in capitolo, sia nella negoziazione del contratto collettivo che in tutto il resto, mentre qui è la lega molto di più la lega dei club, magari di conseguenza degli allenatori, se questi allenatori fanno un ruolo chiave all'interno dei vari club. Faccio fatica onestamente a risponderti, non lo so, non saprei come è attuabile questa idea, cioè da che punto di vista? Dal punto di vista del ruolo del gioco? Non lo so, perché lui ha detto, cioè è sembrato proprio sia lui che Bodiroga hanno detto chiaramente, sono intervenuti alla riunione dell'associazione giocatori, quindi se vogliamo era anche un po' cristiano dire voi siete i più importanti che ci sono in assoluto, però hanno sottolineato dobbiamo avvicinare voi al pubblico perché siete voi quelli che fanno sognare i ragazzini, eccetera eccetera. È sembrato un po' lì una linea un po' netta, poi come sia possibile anche dal punto di vista tecnico non è una cosa che si schioccano le dita e da domani cambia, ecco. Secondo me è molto difficile, perché comunque i ragazzini oggi guardano l'NBA, quindi trovare, diciamo, una riconoscibilità, una esposizione così forte per i giocatori di Eurolega, secondo me è complesso. Comunque, io lo vedo, ho dei figli adolescenti e tra l'altro uno calciofilo che della pallacanestro non ne può fregare di meno, però lui l'NBA sa tutto. L'NBA sa tutto e comunque adesso vuole andare a vedere Fontecchio. Andare a vedere Roma, cioè. Prima non sapeva neanche chi era. Quindi è un lavoro lungo, secondo me. È un lavoro lungo. Avranno tempo, sono appena instaurati, magari installati, magari parlava in termini di da qui a 20 anni dobbiamo diventare o avvicinarsi a quel modello lì, potrebbe essere questa stata l'idea, diciamo, di partenza. Però in bocca al lupo anche infatti alla nuova dirigenza, tra l'altro, che si è appena installata. Paglia, una domanda un po' scivolosa provo a fare. ti sei trovato a gestire una situazione un po' delicata come quella di Moraschini, che alla fine comunque è arrivato a Venezia. Ti chiedo se in estate è stato difficile piazzarlo, nel senso, ci sono state squadre, e ovviamente non è che voglio sapere i nomi, però che magari hanno tentennato a fronte della vicenda che comunque ha vissuto. Pensavo più scivoloso, devo dirti la verità, no. Nel senso che no, perché comunque la sua situazione è stata talmente strana e per certi versi paradossale che nessuno ha messo in dubbio la sua buona fede, cioè il fatto che gli è accaduto fosse legato alla sua volontà di fare uso di sostanze dopanti. Gli unici punti di interrogativo potevano essere legati al fatto che era un giocatore comunque che per tanto tempo non aveva fatto partite, non aveva un vissuto agonistico fresco, però comunque Ricky è un giocatore comunque che ha fatto la sua esperienza, ha giocato l'Eurolega, è nazionale, ha fatto le Olimpiadi, quindi devo ammettere che su di lui c'era interesse e evidentemente quando si è presentata a Venezia, che è comunque un club molto importante, c'è stata subito l'idea di voler fare un percorso insieme, magari provare a raggiungere l'Eurolega tramite l'Eurocup, sarebbe una cosa bella. Beh, guarda, sicuramente noi abbiamo messo proprio il sigillo di Ceralacca, perché pronti via abbiamo detto che le favorite per l'Eurocup sono, ricordatemelo,
Reier, se non sbaglio, era una delle due. Ho detto che vincono Eurolega, Eurocup, due squadre che iniziano con le stesse due lettere. Esatto, Real Madrid e Reier, era così. Quindi sarebbe il sogno di tutti, perché tre squadre italiane in Eurolega l'anno prossimo, col Palazzo Nuovo in Laguna. Anche io penso che anche il sindaco Brugnaro adesso stia applaudendo. Ed è il nostro sogno. No, no, anche perché Marco Spissu, se no impazzisce, non fa l'Eurolega. Sì, perché adesso questo non l'avevo detto all'inizio, per i meno attenti e chi vivesse su Marte, Matteo Comellini è uno dei più importanti agenti nel panorama del basket italiano, e tra i suoi assistiti ci sono tantissimi azzurri, tra cui anche quelli che ha appena citato, e quindi Marco Spissu, che è andato insieme a Ricky Moraschini alla Reier di Venezia, che appunto è una squadra che parte, a parte che ieri ha vinto il campionato, ma in generale parte per fare come al solito un Eurocup di alto livello, perché come diciamo spesso noi qua, lo ripetiamo anche a costo di essere noiosi, bisogna partire per competere, poi andare a vincere è tutto un altro paio di maniche, però l'idea dell'umana è quello, credo, proprio di farsi trovare pronti, un po' quello che abbiamo detto di Virtus e Olimpia, che sono le cose principali. Ultimissima cosa, Matteo, poi siamo quasi in chiusura, ti liberiamo per risentirci ovviamente dopo Natale, quando facciamo il punto sulla situazione. Ti volevo chiedere di Simone, che in questo momento si è aggregato ovviamente agli Utah Jazz. Vorrei dirgli che probabilmente non lo disturberemo più, lo disturberanno i nostri colleghi di Area 52. Glielo portiamo via noi. No, quello che poi il direttore c'è, quindi eventualmente per lui ci sentiamo più avanti. Ma come sta andando, le primissime cose, qualche curiosità, si sta trovando bene? Adesso qualcuno mi ha scritto, ma ieri ha giocato 9 minuti in Gerbetta. Ha giocato Eurobasket, quindi io credo proprio che gli Utah Jazz adesso siano preoccupati innanzitutto di metterlo in condizione, quindi è inutile guardare il tabellino e dire non gioca, è una partita di preciso, no, perché siamo davanti anche a queste cose ogni tanto, e quindi se volevi dirci due cose direttamente, visto, chi meglio di te? Beh, allora, lui è arrivato, ha portato la famiglia, la bimba piccola, quindi sono traslocato tutti, e quindi c'è un attimo di tempo per fare queste cose. È arrivato, ma comunque lì è tutto molto veloce, nel senso che è arrivato, si sono allenati 3 o 4 giorni, poi sono partiti per fare queste due partite. Ieri hanno giocato Edmonton in Alberta e domani penso che giochino a Portland, quindi le tempistiche sono queste. Io penso che nel momento in cui un giocatore va in NBA deve mettere da parte tutto quello che ha fatto in Europa e anche Eurobasket compreso, perché comunque noi conosciamo Simone Fontecchio, l'abbiamo visto fare molto bene in nazionale, fare bene con Baskonia e tutto, ma lì è un rookie, okay? Quindi si dovrà far trovare pronto quando avrà l'opportunità di giocare, perché comunque là è così, è inutile farsi dei fuori pindarici, poi magari andrà tutto bene, potrà entrare in una rotazione decisa, giocare tanti minuti, magari partire anche il quintetto, ma in questo momento lì sono in completo rebuilding e tutto è sul tavolo. Non sono sorpreso che abbia giocato questi 8 minuti e 40 di garbage time, però preferisco iniziare così, piano piano, esatto. Perché magari, cioè, lì è veramente l'NBA, secondo me, esclusivamente trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Se pensiamo a Nicolò è andato, ha fatto un primo anno molto solido e il secondo anno è arrivato Steph Van Gundy, che è il nostro amico, quello che ha regalato una carriera a Fuji. Ti stavo per dire, la canotta lì dietro è indicativa. Quindi siamo rimasti fregati, quindi dopo... Però se, per assurdo, la seconda stagione di Nicolò era la prima, lui era ancora in NBA adesso, con un contratto sicuramente superiore a 5-6 milioni. Quindi adesso Nicolò è una persona molto Simone è una persona molto intelligente, consapevole, l'hanno voluto. Noi quello che abbiamo chiesto durante la trattativa è: se lo volete ci fate un'offerta che è coerente con la volontà di avere un giocatore e dargli un ruolo. Loro lo hanno fatto, perché la proposta contrattuale, il contratto che abbiamo firmato, sono quelli da giocatore, non da quello che viene al minimo tirando la monetina dall'Europa, e quindi lui dovrà essere cazzuto, duro, pronto, ma sono sicuro lo sarà, sa che cosa va incontro,
perché poi lì magari può capitare che giochi tanto, poi il giorno si svegliano e non giochi per un mese o il contrario. Quindi l'NBA va vissuta in questo modo. Poi i commenti dei tifosi li capisco, però è proprio un altro mondo, c'è un'altra logica. Quando vai lì devi essere pronto quando ti danno l'opportunità di entrare in campo. Quello è il tuo lavoro, solo quello. Quindi io però sono fiducioso perché lui ha fatto un percorso lungo e cresciuto anno dopo anno. Secondo me ha le caratteristiche giuste per poter fittare in quel tipo di pallacanestro. Perché è un atleta, perché tira da tre, perché comunque può difendere. Quindi ieri è partito con un po' di navette, un po' di garbage time, ha tirato tutto quello che gli passava per le mani. Perfetto, questo è perfetto. Perfetto. Alla grande, mi sembra uno scenario che è esattamente quello che mi aspettavo e che speriamo appunto poi col passare dei mesi senza fretta, perché affari spenti si fa sempre più male. Marza, un'ultima curiosità perché siamo già in ritardo. Velocissima, velocissima. Darius Thompson mi sembra che abbia già preso abbastanza in mano il gioco del Baskonia. Ti ha per caso parlato dell'impatto devastante che può avere Marcus Howard? Hai avuto modo di parlarne? Perché a me è sembrato in quei 15 punti in 8 minuti l'altra sera, prima di farsi male, che poi non si è fatto molto male, mi ha impressionato. Mi ha parlato dicendo che è un giocatore che ha enormi capacità realizzative, ma in questo momento è concentrato solo su quello, quindi ci vorrà un attimo per inquadrarlo, nel senso che ora i Baskonia sono bravissimi, quindi lo faranno crescere attraverso i suoi errori, però cercheranno anche di fargli capire come si gioca qua, che è un modo di giocare evidentemente molto diverso rispetto a quello a cui lui era abituato. Però sì, è un giocatore che può ambire a diventare un nuovo fenomeno piccolino di quelli che abbiamo già, tipo Mike James o Sean Larkin. E lì poi lo dire, parlano di Larkin, perché chiaramente a Vittoria dicono Larkin. Mike James è passato di lì. È facile, sono passati tutti di lì. Eh sì. Sono curioso di vedere come faranno, perché sono partiti bene con Malaga, sono partiti molto bene ieri nel primo tempo a Barcellona, poi sono un po' scoppiati. E adesso giocano a Valencia, dove andrò a vedere, e sono curioso, perché Valencia è una squadra solida. Vediamo. È una bella sfida. Siamo soltanto all'inizio, ovviamente. Noi questa chiacchierata con Matteo Comellini ci ha già dato tante informazioni e tante cose, sempre interessante. Gli diamo appuntamento tra qualche mese, così faremo magari il punto di quello che sta accadendo ai tanti suoi assistiti, tanti giocatori azzurri in particolare, ma che comunque noi monitoriamo, perché ci fanno anche tante domande i nostri follower e dobbiamo essere, come dire, arrivare alla fonte delle informazioni migliori, e chi meglio di uno come Matteo Comellini. Valencia Baskonia è giovedì alle 20:30 alla Fernando Buesa, dove andrai a seguire la partita. Alla Fonteta. Ah sì, giusto, a Valencia, ho anche detto. Un lapso, siamo in chiusura, scusatemi. Perdonami Marza, mamma mia. Grazie Matteo, ci vediamo presto. Grazie della solidarietà. Buon lavoro. Grazie Matteo, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.